Prepariamoci alla celebrazione. Dal libretto blu, canto numero 2, acclamate al Signore. Vi preghiamo di spegnere i cellulari. Grazie. Con la festa del battesimo di Gesù si chiude il ciclo dedicato al mistero dell'incarnazione. Nelle acque del Giordano il Padre presenta all'umanità il suo figlio Gesù, l'eletto, in cui ripone tutta la sua predilezione. Ascoltiamo la voce del Padre, seguiamo il figlio e attraverso lo Spirito entriamo in comunione con Dio. Anche per noi il battesimo è il momento solenne in cui entriamo nella comunione con la Santissima Trinità. Grazie.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia, l'amore e la pace da parte di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi sapete la festa del battesimo di Gesù, dopo cercheremo con le parole che ci vengono dalla liturgia, soprattutto con la parola di Dio, cercheremo di capire questa festa così bella. E noi, come nostra abitudine, anche oggi sottolineiamo questa festa con la celebrazione del battesimo. Che nome date al vostro bambino? Per Pietro, che cosa chiedete alla Chiesa di Dio? Il battesimo. Cari genitori, chiedendo il battesimo per vostro figlio Pietro, voi vi impegnate a educarlo nella fede, perché nell'osservanza dei comandamenti impari ad amare Dio e il prossimo come Cristo ci ha insegnato. Siete consapevoli di questa responsabilità? Sì. Tu, padrino, tu, madrina, siete disposti ad aiutare i genitori in questo compito così importante? Caro Pietro, con grande gioia la nostra comunità cristiana ti accoglie. In suo nome io ti segno con il segno della croce. Dopo di me anche voi genitori, tu padrino, tu madrina, faremo insieme a una nostra sorellina, vieni, sorellona pure. Faremo su Pietro il segno della croce. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Pace in terra a voi di buona volontà. Noi lodiamo, vi benediciamo, vi adoriamo, vi glorifichiamo, vi rendiamo grazie. Signore Dio che è del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Padre di immensa gloria, tu hai consacrato con potenza di Spirito Santo il tuo Verbo fatto uomo e lo hai stabilito luce del mondo, alleanza di pace per tutti i popoli. Concedi a noi che oggi celebriamo il mistero del suo battesimo nel Giordano di vivere come fedeli imitatori del tuo Figlio prediletto, in cui il tuo amore si compiace. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il battesimo di Gesù è esplicita rivelazione della Trinità. Quel servo tanto atteso è Gesù. Lo Spirito Santo, come una colomba, si posa su di lui
e dimora in lui. Non c'è nessun dubbio, l'umanità finalmente può ritrovare Dio e lui non fa preferenza di persona. Gesù si mette in fila con i peccatori che chiedono il battesimo per essere in mezzo a noi, per poterci raggiungere tutti. Il sacramento del battesimo è ancora una volta un invito a cambiare, a nascere a nuova vita. L'acqua, purificata dalla discesa in essa di Gesù, ci purifica dal peccato e ci rende figli. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto, di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui. Egli porterà il diritto alle nazioni. Non griderà, né alzerà il tono. Non farà udire in piazza la sua voce. Non spezzerà una canna incrinata. Non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta. Proclamerà il diritto con verità. Non verrà meno e non si abbatterà finché non avrà stabilito il diritto sulla terra. E le isole attendono il suo insegnamento. Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano, ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni, perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre. Parola di Dio. Diciamo insieme: il Signore benedirà il suo popolo con la pace. Il Signore benedirà il suo popolo con la pace. Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza. Date al Signore la gloria del suo nome, prostratevi al Signore nel suo atrio santo. Signore, benedirà il suo popolo con la pace. La voce del Signore è sopra le acque, il Signore sulle grandi acque. La voce del Signore è forza, la voce del Signore è potenza. Signore, benedirà il suo popolo. Tuona il Dio della gloria. Nel suo tempio tutti dicono gloria. Il Signore è seduto sull'oceano del cielo. Il Signore siede re per sempre. Il Signore benedirà il suo popolo con la pace. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro prese la parola e disse: in verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia a qualunque nazione appartenga. Questa è la parola che egli ha inviato ai figli di Israele, annunciando la pace per mezzo di Gesù Cristo. Questo è il Signore di tutti. Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni. Cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazareth, il quale passò beneficiando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Parola di Dio. Ringraziamo.
Questo è il figlio mio, l'amato. Ascoltate. Scaturisce dalla croce.
Pietro che è stato presentato, che tra poco nel rito del battesimo viene toccato dall'acqua, è come se fosse immerso non in una bacinella d'acqua, non in un fiume, non in una piscina, ma è come se fosse immerso, anzi è immerso nel preziosissimo sangue di Gesù, nella vita di Gesù. Ed è quando riemerge da questo battesimo che per lui si realizza quello che si è realizzato per Gesù, i cieli che si sono riaperti. Quei cieli erano stati chiusi da che cosa? Lo vogliamo ricordare, fratelli cari? Dal peccato dell'uomo, che ha chiuso il suo rapporto con Dio, ha chiuso la sua intimità con Dio. Ma Dio non può fare a meno dell'uomo, Dio non vuole fare a meno dell'uomo. Allora ha mandato Gesù per recuperare questa amicizia, per recuperare questa intimità, anzi addirittura qualcosa di più. Da questo bagno noi riemergiamo attraverso il battesimo come figli di Dio. Pietro oggi è venuto qui ed è il figlio di papà e mamma, nato nel loro amore, ma già qualche istante Dio lo farà nascere nel suo amore, nel suo cuore. Ed è bello che al termine di questa celebrazione anche Pietro si potrà sentir dire dalla voce del Padre: tu sei il mio figlio, l'amato, in te io ho posto la mia compiacenza, in te io mi rifletto. L'uomo attraverso il battesimo riflette, riprende la fisionomia di Dio dentro di sé. Quello che ha detto Pietro, che deriva immediatamente dal battesimo, cioè da questo ingresso di Gesù nell'acqua della nostra umanità, della nostra povertà. Che cosa ha fatto Gesù? Questa umanità che ha incontrato, ci dice Pietro nel libro degli Atti degli Apostoli, questo Gesù, dopo il battesimo, è passato beneficando e sanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Cioè Gesù ha cominciato ad andare incontro all'uomo e ha iniziato questa missione di essere lui la risposta alle varie povertà dell'uomo, in qualunque modo si possono manifestare, moralmente, spiritualmente, corporalmente. Allora vedete, oggi questo può essere un momento di inizio e io lo vorrei leggere così, come una consegna, se mi permettete. È una consegna che viene fatta prima di tutto a voi, cari genitori. E parlando ai genitori di Pietro, parlando al padrino e alla madrina, io voglio parlare a tutti i genitori presenti, a tutti gli educatori presenti. La consegna della vita di un bambino che va custodita, va protetta, va alimentata a 360 gradi, anche a livello di fede. Permettetemi di dire una parola polemica stamattina. È una tristezza sapere che mentre noi stiamo qui a celebrare, contemporaneamente c'è un'iniziativa che raccoglie i bambini per farli divertire. È una vergogna. Protesterò ufficialmente con le autorità. Non si mettono i ragazzi di fronte a certe scelte. I ragazzi vanno educati. Ai genitori la Chiesa ha detto stamattina: voi vi impegnate a educarlo nella fede, che i nostri figli abbiano un vestito, bene, che abbiano da mangiare, bene,
che abbiano da dormire bene, che abbiano una scuola bene. E la fede? A chi la deleghiamo? Non vedo che qualcuno fra di noi voglia ragionare come ragiona qualcuno, quando sarà grande deciderà. Certo, noi siamo grandi, ma abbiamo deciso. Allora, fratelli cari, ecco qui la consegna che viene fatta anche a noi, a tutti quanti noi, alla comunità di questo Gesù che abbiamo lasciato la settimana scorsa, appena lunedì scorso, era ancora bambino, incontrato dai magi. Pietro è un bambino adesso, ma i genitori lo faranno crescere. Non lo lasceranno bambino per sempre. Se ne accorgeranno, se mi permettete una cosa molto banale, no? Se ne accorgeranno tra qualche mese, quando le scarpette che adesso usano non le possono usare più. Le pettine che oggi usano non le potranno usare più. Le magliette che adesso usano non le potranno usare più, perché è cresciuto. E il cristiano quando vuole crescere, ecco, vedete la bellezza e la gioia dell'anno liturgico. Questa è la consegna che ci viene fatta oggi. Un Gesù bambino, se vi permettete, un bambino seme che viene messo nel nostro cuore come è stato messo nel grembo di Maria, e Maria l'ha fatto crescere. Maria l'ha accompagnato questo figlio fino ai 30 anni. Gesù non è diventato un babboccione, è cresciuto, ha fatto crescere contemporaneamente la mamma, ha fatto crescere anche Giuseppe insieme con lui. E adesso questo bambino chiede a me, a voi, questo Gesù chiede di crescere. E se facciamo crescere lui dentro di noi, noi cresciamo insieme con lui in quel processo di intimità che ci permette di essere come esclamava Paolo, ve lo ricordate? Non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. La cifra, la misura della vita del cristiano deve essere questa: diminuire lo spazio della propria umanità per allargare, dilatare lo spazio della presenza di Dio che ci rende più uomini, più donne, ma ci rende soprattutto più amabili, ci rende più cordiali, ci rende più figli e fratelli insieme. Rivolgiamo con i carissimi la nostra preghiera al Padre dei Cieli, aprendo il nostro cuore alla sua infinita bontà. Preghiamo insieme e diciamo: rendici figli tuoi, Signore. Rendici figli tuoi, Signore. La Chiesa viva pienamente la missione itinerante di Gesù per diffondere in tutto il mondo l'amore del Padre. Preghiamo. Rendici figli tuoi, Signore. Accompagna, Signore, il cammino coraggioso di Papa Francesco e di quanti sono al servizio dell'evangelizzazione, perché siano sorretti dalla tua grazia e lo Spirito li rafforzi nell'affrontare le difficoltà di ogni giorno. Preghiamo. Rendici figli tuoi, Signore. Nel battesimo, Gesù, il tuo figlio amato, ha manifestato al mondo la sua condizione di servo. Conferma, Signore, i ministri della tua Chiesa nel fedele servizio al tuo popolo. Preghiamo. Rendici figli tuoi, Signore. Col battesimo siamo entrati a far parte della famiglia di Dio. Consapevoli di questo dono,
impegniamoci a darne testimonianza viva e gioiosa con la nostra vita, che rispecchi quella di Gesù. Preghiamo. Benedici figli tuoi, Signore. Sia questa l'occasione per tutti noi per rivedere le promesse battesimali e rinnovarle con fede e coraggio. Preghiamo. Benedici figli tuoi, Signore. Affidiamo al Signore questo bambino che oggi riceve il battesimo. Viva con i suoi genitori e con i padrini una vita serena di fede e di amore. Preghiamo. Benedici figli tuoi, Signore. Gesù, fa che possiamo il profumo del tuo amore in tutti. Benedici figli tuoi, Signore. Caro Gesù, crescere il tuo amore, facci essere sempre buoni e fedeli, preghiamo. Benedici figli tuoi, Signore. Caro Gesù, con il battesimo siamo diventati tuoi figli, e infatti cresciamo sempre ricchi di amore, preghiamo. Benedici figli tuoi, Signore. Invochiamo l'aiuto dei santi. Santa Maria, Madre di Dio, Santi Angeli ed Arcangeli, San Giovanni Battista, San Giuseppe, Santi Pietro e Paolo, Santi tutti di Dio. La comunità può sedere. Adesso cominciamo a vivere i momenti del battesimo e la preghiera di esorcismo è il primo momento in cui Gesù toccherà la vita e il cuore di questo fratellino Pietro e lo purificherà dal peccato che non ha fatto lui ma che ha ereditato come creatura umana. Dio onnipotente ed eterno, tu hai mandato nel mondo il tuo figlio per distruggere il potere di Satana, spirito del male, e trasferire l'uomo dalle tenebre nel tuo regno di luce infinita. Umilmente ti preghiamo, libera questo bambino dal peccato originale, consacralo tempio della tua gloria, dimora dello Spirito Santo, per Cristo nostro Signore. Chiunque con l'odio segno di salvezza, ti fortifichi con la sua potenza, Cristo Salvatore, che vive e regna nei secoli dei secoli. L'acqua che adesso useremo per il battesimo è quella benedetta la notte di Pasqua, la grande notte della veglia, in cui abbiamo proclamato la risurrezione di Gesù. Ad ogni invocazione diciamo gloria a te, o Signore. Gloria a te, o Signore. Padre misericordioso, dal fonte del battesimo hai fatto scaturire in noi la vita nuova dei figli. Gloria a te. Tu dall'acqua e dallo Spirito fai di tutti i battezzati un solo popolo in Cristo. Gloria a te, Signore. Tu infondi nei nostri cuori lo Spirito del tuo amore per darci la libertà e la pace. Gloria a te, Signore. Tu chiami i battezzati perché annuncino con gioia il Vangelo di Cristo nel mondo intero. Gloria a te. Per il mistero di quest'acqua santificata dal tuo Spirito, fa rinascere a vita nuova questo bambino Pietro che tu chiami al battesimo nella fede della Chiesa, perché abbia la vita eterna per Cristo nostro Signore. Adesso è un momento intelligente che la Chiesa chiede di vivere in una maniera intelligente. I genitori lo faranno a nome di Pietro. Noi lo ripetiamo a nome nostro, da adulti,
rinnoviamo le promesse del nostro battesimo. Cari genitori, padrino, madrina, fratelli della comunità, Pietro viene presentato e sta per ricevere il battesimo. Nel suo amore Dio gli darà una vita nuova e rinascerà dall'acqua e dallo Spirito Santo. A voi, a noi tutti, il compito di educarlo nella fede, perché la vita divina che riceve in dono sia preservata dal peccato e cresca di giorno in giorno. Se dunque in forza della vostra fede siete pronti ad assumervi questo impegno, memori delle promesse del vostro battesimo, rinunziate al peccato e fate la vostra professione di fede in Cristo Gesù. È la fede della Chiesa nella quale oggi Pietro viene battezzato. Rinunziate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio. Rinunziate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal peccato. Rinunziate a Satana, origine e causa di ogni peccato. Credete in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna. Questa è la nostra fede. Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. Questa è la fede della Chiesa. E noi ci gloriamo di professarla. E noi ci gloriamo di professarla. In Cristo Gesù nostro Signore. In Cristo Gesù nostro Signore. Amen. L'ultima domanda per i genitori. Volete dunque che Pietro riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Pietro, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Accogliamo il nostro fratellino col canto dell'Alleluia. Che inserito in Cristo, sacerdote e profeta, sia sempre membro del suo corpo per la vita eterna. Amen.
Pietro, sei diventato nuova creatura e ti sei rivestito di Cristo. Questa veste bianca sia segno della tua nuova dignità. Aiutato dalle parole e dalle sembie dei tuoi cari, portala senza macchia per la vita eterna. Amen. Ricevete la luce di Cristo. A voi genitori, a te padrino e madrina, è affidato questo segno pasquale, fiamma che sempre dovete alimentare. Abbiate cura che il vostro bambino, illuminato da Cristo, viva sempre come figlio della luce e, perseverando nella fede, vada incontro al Signore che viene con tutti i santi nel regno dei cieli. Il Signore Gesù che fece udire i sordi e parlare i muti, concede di ascoltare presto la sua parola e di professare la tua fede a lode e gloria di Dio Padre. Amen. Continuiamo la celebrazione dei fratelli che facciano la raccolta. Thank you.
preghiamo fratelli e sorelle perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Scegli, o Padre, i doni che la Chiesa ti offre, celebrando la manifestazione del Cristo tuo diretto Figlio, e trasformali per noi nel sacrificio perfetto che ha lavato il mondo da ogni colpa, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nel battesimo di Cristo al Giordano, tu hai operato segni prodigiosi per manifestare il mistero del nuovo lavaggio. Dal cielo hai fatto udire la tua voce, perché il mondo credesse che il tuo Verbo era in mezzo a noi. Con lo Spirito che si posava su di lui come colomba, hai consacrato il tuo servo con unzione sacerdotale, profetica e regale, perché gli uomini riconoscessero in lui il Messia inviato a portare ai poveri il lieto annunzio. E noi, uniti alle potenze dei cieli, con voce incessante proclamiamo la tua lode.
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione e l'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati anche del nostro fratellino Pietro, che oggi hai liberato dal peccato e rigenerato dall'acqua e dallo Spirito Santo. Tu che lo hai inserito come membro a vivere nel corpo di Cristo, scrivi il suo nome nel libro della vita. Ricordati dei nostri fratelli, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi particolarmente abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli apostoli e i martiri, Santo Stefano, San Costanzo, Santa Giulia e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, come figli apriamo il nostro cuore e diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardate ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa,
e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Doniamoci un gesto di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che prende su di sé i peccati del mondo. Canto di comunione numero 161, lo Spirito del Signore. Thank you.
Preghiamo. Dio misericordioso che ci hai inviti alla tua mensa, concedi a noi tuoi fedeli di ascoltare come discepoli il tuo Cristo per chiamarci ad essere realmente tuoi figli, per Cristo nostro Signore. Un avviso questa sera. Abitualmente siamo un po' elastici con gli orari, quando ci stanno le bande in piazza anticipiamo la messa dalle 6 alle 5 del pomeriggio. Oggi c'è un momento di comunione per Nana Capri, c'è l'inaugurazione dell'organo, tutti i cori stanno insieme, viene il vescovo, c'è una concelebrazione, vogliamo vivere questa comunione con i nostri fratelli di Nana Capri. E allora la messa di oggi pomeriggio è anticipata alle 5 per questo motivo. Se potete farvi portavoce, se sapete che qualcuno viene di pomeriggio, potete dire di anticiparsi, mi spiacerebbe se arrivano alle 6 e trovano la messa già finita. Il Signore sia con voi. Dio onnipotente che per mezzo del suo figlio nato dalla Vergine Maria ha dato alle madri cristiane la lieta speranza della vita eterna per i loro figli, benedica te, mamma qui presente. Come ora sei riconoscente per il dono della maternità, così con il tuo figlio vivi sempre in rendimento di grazie, in Cristo Gesù nostro Signore. Dio onnipotente che dona la vita nel tempo e nell'eternità, benedica te, papà di questo bambino, insieme con la tua sposa, sì, per il tuo figlio, il primo testimone della fede, con le parole e con l'esempio, in Cristo Gesù nostro Signore. Dio onnipotente che ci ha fatto rinascere alla vita nuova, dall'acqua e dallo Spirito Santo, benedica tutti voi, perché sempre e dovunque siamo membri e vive del suo popolo, in Cristo Gesù nostro Signore. E ci doni la sua pace, Dio onnipotente, che è Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore, davvero i figli di Dio. Andiamo in pace. Andiamo, grazie. Buona domenica. Thank you.